venerdì 26 marzo, ore 10.30, Piazza del Popolo. Così si presenta la piazza di Pesaro questa mattina riunita. Davanti alla prefettura ci sono tante categorie che chiedono soltanto di lavorare o comunque di ricevere i ristori adeguati a questo blocco dal lavoro. Qui si sono riuniti ristoratori, agenzie di viaggio, albergatori, ambulanti, fieristi, tante categorie bloccate da questa pandemia, ma soprattutto bloccato dalle restrizioni del governo. È dal governo che ci si risolve ed è per questo che la protesta si sta svolgendo proprio guardando alla prefettura. Onestamente noi chiediamo solo di lavorare, ci hanno imposto i protocolli, li abbiamo adottati, abbiamo speso migliaia di euro, facciamo tutto come ci è stato imposto dal governo e il governo ci deve far lavorare. Siamo stufi, stanchi, la pazienza è finita, oggi è ancora una manifestazione normale, civile, perché siamo civili, non abbiamo mire politiche da perseguire come qualcun altro, però noi siamo qui vicini agli operatori che sono in questo momento di grossa crisi, di difficoltà mostruosa. Non si riescono a pagare più le tasse, tributi, imposte, non si pagano le bollette, i ristori ricevuti sono un'elemosina, perché uno a fronte di 200.000 euro persi va a ricevere un ristoro di qualche migliaio di euro. Ma di cosa stiamo parlando? Con quel migliaio di euro forse a malapena paga le bollette dell'acqua. Tutte le categorie rappresentate dai ristoratori, gli amici ambulanti sono venuti anche da fuori, veramente una cosa ben riuscita, veramente non credevo che riuscisse così bene, ma questo è testimone della rabbia che tutto il mondo dei piccoli imprenditori ha. In piazza sono scese circa 200 persone in rappresentanza delle 600 attività attualmente chiuse a Pesaro, delle 400 ferme a Fano, così come del centinaio di serrande abbassate ad Urbino o a Vallefoglia. In piazza turismo, commercio, ristorazione, ma anche ambulanti, gestori di palestre, centri estetici, parrucchieri ed esercizi di toilettatura di animali. Una delegazione è stata anche ricevuta dal prefetto di Pesaro Urbino Vittorio Lapolla, al quale è stato consegnato un uovo di Pasqua contenente, come sorpresa, il documento recante le richieste al governo Draghi in termini di defiscalizzazione e sostegni corrispondenti allo stato di sofferenza di ciascuna categoria lavorativa. E ormai siamo allo sfascio. Questa situazione ci deprime psicologicamente, ma soprattutto anche economicamente. Non arrivano ristori, non arriva nulla e noi dobbiamo barcollare nel buio. Siamo persone oneste che ci alziamo alle 4 del mattino da una vita e ci è stata negata la libertà e soprattutto il lavoro. Non chiediamo nulla, chiediamo i ristori immediati, defiscalizzazione per tutto il 2021. Non vogliamo pagare l'INPS che adesso scade a maggio, non vogliamo pagare le tasse, ma soprattutto chiediamo sia alle istituzioni del comune che al governo centrale che la nostra categoria è unita e noi non siamo, come hanno detto qualcuno, solo gli untori, perché noi del mercato lavoriamo all'aria aperta e abbiamo bisogno di questo sostegno. Ci sentiamo un po' presi in giro perché tutta questa pandemia ha fatto sì solo di discriminare alcune categorie. Noi siamo una di quelle discriminate, perché è facile dire chiudiamo i ristoranti e non risolvere i problemi, che ci sono i problemi, la pandemia c'è, i morti ci sono, abbiamo avuto anche i morti nella nostra categoria. Il problema è diverso, che ormai le parole sono finite, qui ci vogliono i fatti. Noi viviamo di incasso e se non incassiamo siamo fregati. O ci pagano e ci danno quello che ci devono dare, che è almeno il 20% dei costi fissi, altrimenti ci fanno aprire.